Cari amici di Telerama, eccoci qua, eccoci qua. Un'Italia praticamente capovolta, con all'estremo sud un clima un po' più autunnale, al centro tempo buono, pochissime nuvole, pochissimi disturbi, al nord bello e anche caldo. Ecco perché l'Italia è capovolta. Ma capita, può capitare, e come? Però, siamo alle battute finali di questa incertezza del tempo, che poi ha prodotto poco o nulla in realtà, solo giusto per rompere un po' le scatole, diciamolo pure, perché però quantomeno ha fatto abbassare le temperature. Vento da nord che ancora ci sarà, cari amici pugliesi della Basilicata e del Salento, vento da nord anche a tratti moderato, ancora della nuvolosità irregolare che solcherà i nostri cieli, qualche rovescio di pioggia sulla Basilicata soprattutto, e guardate sul Salento in maniera irregolare e molto locale, a tratti qualche fenomeno moderato, ma comunque parliamo di poca roba, non particolarmente duratura, però dei disturbi ancora ci saranno, ma sono gli ultimi colpi. Poi, come promesso, da sabato in poi tornerà l'estate, non solo al nord, non solo al centro, ma anche da noi, anche sulla Puglia, anche sulla Basilicata, anche sul Salento, insomma su tutta Italia, da Leuca a Bolzano. Questa è la previsione per il weekend e per l'inizio della prossima settimana, quando ci sarà il picco del caldo per l'inizio della prossima settimana. Quindi adesso ci sono delle nuvole, c'è qualche fenomeno, ma la tendenza è di nuovo ad un ritorno del clima estivo. E vista la tendenza, quest'oggi concludo con un proverbio. Settembre caldo e asciutto fa maturare ogni frutto. Meglio così. Arrivederci.